Un incontro in prefettura che chiude almeno per il momento la vicenda dei lavoratori CIPI, l'azienda leader nel settore della realizzazione di gadget. Ieri un incontro dove erano presenti i vertici dell'azienda, i segretari generali delle sigle sindacali Giacomo Rota, CGL, Maurizio Attanasio, CISL, Giovanni Musumeci, UGL e il segretario regionale della FISTEL, CISL, Antonio D'Amico. Una buona uscita con 9 mensilità, è questa la soluzione emersa per i lavoratori. Intanto il patron dell'azienda, che presto chiuderà in Sicilia, spiega le ragioni della chiusura e rassicura sul fatto che non sono previsti ancora investimenti all'estero. Non ci saranno investimenti all'estero, non sarà trasferimento di macchinari all'estero, non ci sarà nulla di tutto questo. Le confermo la insostenibilità del proseguo dell'attività. Economicamente insostenibile, le perdite si accumulavano e si sono accumulate anno dopo anno e quindi non c'era più la possibilità di proseguire. Sarebbe stato un suicidio andare avanti. Circo si dichiara dispiaciuto perché i dipendenti non hanno accolto la proposta di prendere in mano l'azienda creando una cooperativa. I lavoratori, secondo l'imprenditore, hanno perso un'importante occasione. Abbiamo provato a suggerire una strada che avrebbe potuto avere delle possibilità positive, cioè dire ragazzi vi do tutte le macchine che abbiamo, uno stabilimento che è completo di tantissime attrezzature, gestitevele da voi, noi vi diamo un supporto con il lavoro, però bisogna sbracciarsi e prendersi delle responsabilità, è una proposta la nostra che è caduta letteralmente nel vuoto. Una soluzione considerata inaccettabile dai lavoratori, proprio perché è l'imprenditore stesso che conferma la grande crisi del settore.